Prima di fare alcune riflessioni, grazie. Grazie a chi ha presentato questi lavori, a chi a quanto pare ha lavorato ma oggi non ha presentato i propri prodotti. Grazie ai colleghi di questi licei che hanno svolto e spero potranno continuare a svolgere un lavoro fondamentale e naturalmente grazie a Chiara. Perché si è sobbarcata, oltre alla sua normale attività didattica, un impegno non da poco. Ma un impegno, vorrei sottolinearlo, in questo rivolgendomi a tutti i colleghi, a tutti i presenti, gli studenti anche naturalmente, un impegno che ha un'importanza considerevole. È uno sforzo che dovrebbe essere reso sistematico e reso capillare di costruzione di nessi e di ponti indispensabili fra i diversi livelli della formazione. Perché io mi rendo conto che spesso, mi auguro no per voi che siete presenti, ma io l'ho vissuto sicuramente come un dramma, non è facile scegliere che cosa fare nella vita. Quindi gli studenti si trovano all'improvviso, non sempre all'improvviso perché dipende poi dal carattere, dalla decisione, dall'inclinazione, eccetera, a prendere delle scelte che condizionano la loro vita per il futuro. Cioè sono messi nelle condizioni di dover fare dei progetti di vita. Allora, costruire, ripeto, nessi fra questi diversi livelli di formazione è un'operazione pedagogica con tutte le implicazioni di responsabilità, di consapevolezza e quindi anche implicazioni di carattere etico fondamentale per la società italiana. Perché stiamo formando persone che a loro volta poi gestiranno processi di costruzione della conoscenza e di trasmissione della conoscenza. Quindi la scuola è fondamentale in tutti i suoi livelli. E tenerla insieme e farla funzionare come un organismo con le proprie specificità indubbie è un'operazione a cui non possiamo rinunciare. Ulteriore osservazione. Trovo che sia interessantissimo e cruciale occuparsi della città e non incominciare ad occuparsene negli anni dell'università e non occuparsene esclusivamente all'interno di quelle che sono le facoltà e di quelli che sono poi i saperi che sono tradizionalmente, istituzionalmente legittimati ad occuparsi della città, cioè della trasformazione dell'ambiente di vita di una quota impressionantemente crescente di popolazione. Questa è una considerazione ovviamente di carattere globale, ma che ha forti riflessi anche sul quadro relativamente stabile dei processi di urbanizzazione della situazione italiana. Prima si parlava della necessità di costruire edifici che fossero in grado di essere, come si dice, inclusivi, cioè disposti ad accettare la ricca articolazione della società, a cominciare dalla società italiana. Questo è un ulteriore elemento per poter, anzi per dover stringere rapporti sempre più stessi fra le scuole cosiddette superiori e l'università. Perché occuparsi della città, signori, soprattutto voi giovani, significa occuparsi della complessità per eccellenza, perché nella città si concentra tutto, perché nella città si arrangia di continuo la trasformazione della società, nella città si arrangiano le relazioni, le interazioni fra gli individui e fra le classi sociali e fra le differenze, se non addirittura fra le diversità. È uno dei tratti che caratterizza ormai la nostra società e sempre più la caratterizzerà, è la diversità. Noi siamo chiamati a gestire l'incontro, lo scontro, il conflitto fra
frammenti di diversità culturale, di origine, di lingua, di religione, di tutto, di modi di vita, di come ci si nutre, di quali sono le abitudini che fanno la nostra vita quotidiana. Ecco, perché la città è questo, la città è il luogo dove si svolge la vita quotidiana delle persone. E per inciso, il compito dei lavori che avete fatto, e quindi i compiti dell'urbanistica, credo, si possano ridurre a una formula molto semplice, anche se è chiamata a interpretare questa complessità, cioè a rendere migliore la vita quotidiana delle persone. Perché nella città si vive la maggior parte della nostra vita. E quando parlo di città non parlo delle grandi città, ma non parlo neanche solo di Mestre, Marghera e di Venezia. Parlo di quel reticolo fatto di piccoli, medi, grandi centri che ormai sono strettamente e fortemente interconnessi e costituiscono degli ambienti urbani per eccellenza, che noi attraversiamo, continuamente, utilizzando diverse scale. Quindi la città è il luogo della vita. Altre considerazioni. Questi lavori io li ho trovati molto interessanti, e sarebbe bello poi anche magari ritrovarsi e ragionare su questioni che potrebbero essere indagate ulteriormente o mettere a confronto alcune affermazioni che non sono coincidenti nei tre lavori. Perché sono strutturati e perché sono dei campioni in nuce di lavori che bisognerebbe fare ovviamente anche all'università e che voi avete incominciato a fare. Strutturati vuol dire che c'è un'analisi storica, c'è un'analisi morfologica o della morfogenesi dei luoghi, c'è un'analisi che distingue fra elementi strutturanti e via dicendo, c'è anche un'analisi in nuce di carattere tipologico e c'è soprattutto una capacità di mettere a fuoco quelli che sono gli elementi di varia natura che definiscono la trasformazione dello spazio, ivi compresi naturalmente i fattori economici che soprattutto nel caso di Porto Marghera sono un fattore determinante. Quindi c'è un approccio multidisciplinare, ma c'è anche un approccio di interazione disciplinare, cioè questi saperi sono stati fatti lavorare insieme, sono stati messi a contatto l'uno dell'altro per vedere che effetto davano, ma perché? Perché è necessario appunto affrontare una situazione estremamente complessa. L'altra cosa interessante che struttura questi lavori e che non dobbiamo dimenticarci è l'analisi, come dire, del fattore tempo, dove il tempo è la storia e la storia significa indagare attraverso l'organizzazione dello spazio quelle che sono state le diverse periodizzazioni della storia nazionale, cioè della sua storia economica, sociale, culturale e così via. Ecco, questo e altre cose ancora che si potrebbero dire non è poca cosa. Per concludere trovo ovviamente che trattandosi di lavori che non solo indagano dal punto di vista analitico e anche interpretativo, critico, storico o meglio o quant'altro possa essere questo tipo di interpretazioni, sono lavori che prospettano prefigurazioni dello spazio, cioè progettano o abbozzano delle idee di progetto. D'altro canto, credo che non sia possibile forse chiedere di più in questo momento. Progettare è una cosa ovviamente complessa, ma è fondamentale pensare in termini di progettazione, perché noi passiamo la vita a progettare in qualsiasi campo. Progettiamo appunto il prossimo corso di studi, progettiamo l'accesso all'università, progettiamo dove abiteremo e un sacco di cose. Allora, il progetto diventa fondamentale e vorrei sottolineare solo un aspetto, che il progetto è una forma di conoscenza. E quando noi cominciamo ad analizzare le cose, i fenomeni, a metterli insieme, a capire da che cosa sono regolati, dove vanno a parare certi indicatori, certi processi che tentiamo di comprendere, incominciamo contemporaneamente a progettare quasi senza accorgercene.
cioè l'analisi e la progettazione sono strettamente integrate, vanno di pari passo. Man mano che disponiamo di informazioni, chiamiamole banalmente così, incominciamo, c'è una parte del nostro cervello, della nostra mente che incomincia a mettersi in moto e a pensare come correggere, come modificare, come trasformare ovviamente in meglio, laddove il meglio per ognuno di noi è, spero, una cosa diversa. Quindi vi inviterei a riflettere su questa connessione, forse automatica o magari particolarmente avvertita da chi si occupa di queste cose, ma che credo voi abbiate incominciato a sperimentare, e spero anche rendendovi conto di quanto possa essere stimolante proiettarsi avanti per dare un volto nuovo alla realtà, e di questo progetto noi abbiamo molto bisogno, perché siamo in una fase di transizione epocale, siamo chiamati ad affrontare una questione cruciale, che è quella di imparare a vivere insieme nella diversità, e quindi le risorse del progetto, purché siano risorse aperte, siano risorse disponibili a esplorare le possibilità della realtà, purché siano risorse che si pongono rispetto agli altri in una modalità, direi, collaborativa, cioè dall'accettazione dell'altro, della sua diversità, dell'altro come una risorsa. Allora, su questa base si può progettare molto bene e si può svolgere quella opera, chiamiamola di civilizzazione, che è l'urbanistica. Ha sempre considerato un tratto fondamentale e una ragione d'essere come sapere disciplinare utile per la società. Grazie, grazie a tutti.